Benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con Indagine ai confini del sacro. In questa nuova puntata vi vogliamo portare in Armenia. Qui, durante la Prima Guerra Mondiale, è successo qualcosa di terrificante. Per alcuni si è trattato di un vero e proprio genocidio, per altri invece è stato un semplice massacro, per altri ancora sono stati soltanto dei morti durante una guerra. Parliamo del genocidio degli armeni, parliamo di 1,5 milioni di persone trucidate dai turchi dell'impero ottomano, 1,5 milioni di martiri per la chiesa armena, perché uccisi in odium fidei, perché uccisi perché cristiani. Una vicenda complicata che ancora oggi non manca di far discutere e di creare tensioni politiche. Da una parte la Turchia, che ancora nega il genocidio, dall'altra il mondo occidentale, che invece lo conferma. A noi invece piace pensare e raccontare questa vicenda pensando a come l'ha spiegata Papa Francesco in questo discorso che passerà alla storia. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno, prima nazione cristiana, insieme ai siri cattolici, ortodossi, agli assiri, ai caldei, ai greci. Furono uccisi vescovi, sacerdoti, religiose, donne, uomini, anziani e persino bambini e malati indifesi. Le altre due furono quelle perpetrate dal nazismo e dallo stalinismo. Cari fedeli armeni, oggi ricordiamo con cuore trafitto dal dolore, ma colmo della speranza nel Signore risorto, il 100° di quel tragico evento, di quell'immane e folle sterminio che i vostri antenati hanno crudelmente patito. Ricordarli è necessario, anzi doveroso, perché laddove non sussiste la memoria significa che il male tiene ancora aperta la ferita. Nascondere o negare il male è come lasciare che una ferita continui a sanguinare senza medicarla. Questo cognome che in una cittadina di provincia come Treviso non c'era nessun altro che avesse un nome così complicato. E io andando a scuola, ogni volta che si faceva l'appello, arrivati alla E, le maestre si fermavano le prime volte. Ma che cognome è questo? Da dove viene? E lì io cominciai ad avere la sensazione che in effetti questo cognome chissà da dove veniva. Lo chiesi. Risposta: Armenia.
che ne so io dell'Armenia. Da quel momento, visto che gli altri non mi davano delle risposte, ho cominciato a favoleggiare, a dire che mio papà era stato rapito dai pirati, che mio nonno era un sultano, che sotto un albero di fichi in giardino era sepolto un forziere, andavo vestita con tutte delle medagliette che avevo trovato in casa. Insomma, finché diventando un po' più grande, parlando con mio padre, intanto era morto mio nonno, qualcosa venne fuori che l'Armenia era, e mi fece vedere, una regione tra il Mar Caspio e il Mar Morto, che da lì veniva mio nonno, il motivo del nostro cognome, e che poi aveva sposato la nonna Laura, che era di Venezia, e poi sono venuti qui. Mio nonno, alla sua morte, noi avevamo una grande villa, e in questa casa c'era questo baule, il baule del nonno. E io riuscii piano piano a trascinare fuori questo baule, lo aprì e rimasi incantata, perché soprattutto c'era le 66 lettere che vanno dal giorno in cui mia nonna per la prima volta va all'isola di San Lazzaro a Venezia e incontra un prete, padre Sukias, fino a quasi 2 o 3 mesi prima che si sposassero, insomma. Mio padre me l'ha raccontato, dice: i turchi hanno preso gli armeni, li hanno massacrati. Insomma, cercava anche mio padre di rendermi la pillola meno amara, insomma. E poi il nonno è potuto scappare, aveva 8 anni, e arrivò dal suo paese, che era a Calzi, mi pare, e riuscì con l'aiuto di un servitore, e arrivò a piedi a Istanbul, e per quello che aveva i piedi piagati completamente mio nonno, e quando arrivò a Istanbul cercò una famiglia amica della sua. E questi, come si videro il bambino armeno e loro vivevano già nascosti, l'hanno preso e proprio l'hanno buttato nella prima nave che partiva. Quindi l'hanno salvato? La prima nave andava a Venezia. È stato salvato. Per me oggi essere armeno vuol dire, da italiana, lottare perché si sappia questa cosa, che loro non chiedono niente dal punto di vista economico. Adesso io non so gli armeni americani, che sono una lobby fortissima, non so cosa vogliano fare, ma il riconoscimento del genocidio, perché quello è un genocidio che mi tocca, ma un genocidio può oggi toccare altre persone, già si comincia in altri paesi. In altri paesi stanno già succedendo delle cose simili. Nascondere questo genocidio vuol dire dimenticare che può succedere un'altra volta. E io non posso permetterlo per il ricordo di mio nonno, perché sono una donna nata libera, perché sono una donna che vive in un paese dove non si può ancora oggi non sapere che cos'è, dov'è l'Armenia, che è stato un grande paese, è stata una grande cultura, c'è stata della grande musica. C'è una lettera di Saroyan che dice: io sono nato in America, scrivo in inglese, ma mi considero uno scrittore armeno. Tutti noi che non siamo neanche nati lì, sentiamo però questo richiamo fortissimo, proprio perché non vogliamo che si annullino dei popoli, delle persone. Se non si chiarisce questa storia, non ci sarà libertà. Perché se questo l'hanno fatto e l'hanno nascosto e non hanno chiesto neanche scusa, vuol dire che forse si potrà ripetere. Questo io non lo posso sopportare. Hitler diceva in Mein Kampf: hanno ucciso gli armeni, chi se lo ricorda? Possiamo fare lo stesso con gli ebrei? No, noi lotteremo fino alla fine perché i turchi ci chiedano scusa.